No, positiva. È ovvio che un allenatore vorrebbe sempre allenare, come dire, il gruppo già da subito, però ormai il mercato è così, quindi pian pianino noi sta arrivando gente e li dobbiamo mettere in condizioni. Però sono fiducioso, ottimista, stiamo facendo un bel lavoro e quindi incominciamo ad affrontare partite vere che valgono. Intanto finalmente facciamo un test con una pari di categoria, quindi non vedo l'ora che si possa giocare per confrontarsi e per capire a che livello siamo, sia a livello fisico, a livello tecnico, a livello tattico. Quindi queste due gare ci diranno in che condizioni si arriverà il 25, che a mio avviso anche il 25 è una data un po' prematura, però il calendario ha detto questo, quindi ci faremo trovare pronti. Sì, fuori dubbio, penso che le stesse cose dirà il mister della Vibonese, che io stimo perché fa un calcio molto propositivo, quindi è ovvio che anche la Vibonese è cambiato tantissimo, è cambiato il mister, ma sono convinto che l'impronta del mister Modica sarà un 4-3-3 aggressivo. E gli interlocutori, è ovvio, in questo momento non li conosco, ma perché penso che sono anche loro sul mercato, quindi è un discorso di tutti. Io direi più che altro da un punto di vista di tenuta, di stare dentro la partita. Si gioca un orario che farà caldo, quindi ci sono tante attenuanti che però non vogliamo trovare come scusanti. Quindi ai ragazzi gli dico di stare tranquilli, di fare la nostra partita, indipendentemente dal modulo della squadra avversaria.